in mezzo questo strumento che è lo strumento fill. Allora, lo strumento fill serve a riempire una zona chiusa. Quindi, se io disegno un cerchio, non è un cerchio, è venuto piuttosto male, però se prendo lo strumento fill posso scegliere un materiale che di solito è un materiale che è un materiale di tipo riempito e cliccare e questa zona verrà riempita con questo materiale, cioè verranno riconosciuti i bordi e verrà riempito. Potete immaginare fin da subito che se disegno qualcosa che non è ben chiuso e vado a cercare di fare fill, ricevo, lo vedete in basso, unable to fill unclosed areas, cioè non ce l'ha fatta a chiudere, perché appunto serve che le zone siano perfettamente chiuse. Mi può venire in aiuto un'opzione che è qua sotto Advanced, che è Stroke Extension. Se io alzo questo valore, per esempio posso metterlo adesso a 1, vediamo cosa succede, e c'è questo occhietto, la prima volta che tocco, mi apparirà un'anteprima dell'allungamento delle chiusure di tutti i segni e ora posso cliccare di nuovo per cercare di chiudere e ho capito che ovviamente non ci sarebbe riuscito. Posso provare ad aumentare questo valore. Se clicco, vedete comunque qua non riuscirà mai a chiudere per via di come comincia e finisce e quindi anche se tocco non succederà mai niente. Però se ho fatto un segno, per esempio, così e adesso appunto nell'avanzata nel riempimento con Solid Fill vado, in questo caso posso tornare a 1, provo a cliccare, vedete? In questo caso una delle linee riesce a chiudere, quindi quando tocco di nuovo si chiude. Quindi se le vostre forme non sono perfettamente chiuse, potete provare ad aumentare questo Stroke Extension che può andare anche oltre 1 e quindi quando cliccate, ecco, in questo caso vedete è così lunga che riesce a chiudersi laggiù e se tocco ovviamente avrà questa strana forma perché è quella con quale ho finito di riempire. Notiamo che se vado in Edit Mode, tocco questo segno e lo sposto, quello che ottengo con lo strumento Fill è ovviamente un nuovo stroke che ha il materiale in questione. Quindi c'è lo stroke originale, lo strumento Fill crea un nuovo stroke sovrapposto con un nuovo materiale. Ora faccio un po' di annulla e torno indietro, torno in Object Mode, il che vuol dire che se ho lo chiudo bene, se ho una forma e quando vado a fare fill la faccio con un materiale diverso, per esempio ottengo di nuovo Solid Stroke e clicco, mi appare adesso l'anteprima di nuovo delle chiusure, in questo caso non mi serviva più, potrei rimettere a 0 Stroke Extension. E vedete che ha fatto un riempimento con il materiale Solid Stroke, cioè se vado in Edit Mode posso notare che ha fatto una copia del segno con il materiale Solid Stroke, però che è un materiale che non contiene, vedete, non contiene fill. Se io decidessi di cambiarlo e di dargli un fill, ecco che ovviamente mi accorgerei dell'esistenza di questa intera forma nuova. Quindi occhio che il riempi non è che per forza riempie con un materiale fill, ma semplicemente vi permette di creare velocemente un nuovo stroke esattamente corrispondente. Quindi normalmente qual è la procedura con la quale si disegna, no? Abbiamo fatto un po' di esempi. In genere succede che qualcuno crea uno schizzo inizialmente e magari con la penna creiamo uno schizzo per le linee di costruzione, adesso no, per esempio tracciando quelle che potrebbero essere le linee di costruzione di un volto. Una volta fatto lo schizzo, l'abbiamo visto nelle varie lezioni di esempio, posso creare un nuovo livello e in questo caso lasciamolo lì, fills, questo lines sarebbe quello della bozza, posso creare un nuovo livello con il disegno vero e proprio, disegno, nel quale magari utilizzo, vado ad abbassare l'opacità della bozza, nel disegno vero e proprio posso utilizzare o un altro materiale o anche lo stesso, però di solito uso un altro strumento, quindi uno strumento che magari disegna delle linee pulite, quindi vado adesso a ripassare con le linee il mio disegno. Se il mio disegno fosse questo, adesso
Posso usare lo strumento fill, cerco di chiudere qualche linea, quindi ecco, per esempio qui, posso usare lo strumento fill per dargli i colori. Posso andare momentaneamente anche a nascondere il livello bozza, perché non mi serve più. Lo strumento fill, quindi, posso anche dirgli di lavorare su un certo layer, sul layer fills, appunto, perché no? E nei materiali dovrei avere i materiali necessari, quindi solid fill, per esempio, questo lo copio e lo chiamo pelle. E diamogli un colore che può essere il colore della pelle. Ecco, quindi nel livello fills, adesso se clicco, ho riempito tutto quanto. Ovviamente questo buco, per esempio, è stato letto come aperto e quindi mi ha riempito anche il colore della testa. Quindi ora faccio un nuovo materiale, riparto da pelle, dopo aver creato un duplicato del materiale, colletto, cambio colore. Quindi adesso, per esempio, prendo un azzurro, posso andare a premere qui e ho riempito. Se voglio riempire i capelli, quindi nuovo materiale, colletto, creo una copia, capelli, e lo vado a cambiare di nuovo. E se io adesso clicco qui, mi ritrovo tutta la faccia di nuovo, però ho nelle proprietà avanzate di provare Stroke Extension e vedete adesso mi mostra queste chiusure, quindi forse è esatto, riesco a chiudere. Ovviamente però in questo caso mi ha creato questi difetti, quindi posso provare con uno Stroke Extension più piccolo, 0,1 dovrebbe, eccolo, bastare, tac, ecco. Il risultato qua non è perfetto, certo ho fatto un segno che non era perfetto. Per esempio qui non riesco a usare il fill per questo sopracciglio, niente di grave, mi sposterò nello strumento penna, posso usare un qualsiasi tool, anche la matita non importa perché tanto capelli non ha stroke. Ho questo materiale sul layer fills, adesso zoomo leggermente e questa parte potrò farla. E anche magari aggiustare questa con un altro segno. Ed ecco qua, quindi, che lo strumento fill è solo un ausilio per creare delle forme nuove. Se vado in edit mode, mi accorgo, magari anche nascondendo a livello disegno, ecco, questi sono tutti degli stroke che 1, 2, 3, sono tutti stati creati nel momento in cui ho usato lo strumento riempi. Che quindi non è un vero e proprio riempi, ma è un creami un nuovo segno in corrispondenza di quello che già c'è. Però l'effetto alla fin fine è quello di riempire e quindi mi aiuta a fare questo. E in genere noi vogliamo che siano su livelli diversi i riempimenti dal segno per una serie di motivi, anche per la semplicità di poterli eventualmente dopo selezionare e cambiare o dargli degli effetti. Grazie e alla prossima!